Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Come avevo già detto ragazzi, da un bel po' di tempo ero in Arena 9. Dico ero perché sono già tornato in Arena 8. Ma soprattutto avevo raccimolato i miei 40.000 d'oro. Anzi, ad essere precisi, 38.000 qualcosa. Vabbè, non facciamo i pignoli. Stavo aspettando una leggendaria ragazzi e finalmente è arrivata. Finalmente anche Ferre ragazzi ha trovato una leggendaria. Quindi l'insegnamento che deve darvi questo video è: se l'ho trovata io, la può trovare chiunque. Anzi, neanche trovata, l'ho comprata, che è una cosa ancora più semplice. Quindi veramente ce la potete fare tutti ragazzi. Eccolo qui, adesso che ha trovato la leggendaria parte a dire che è facile. Non è vero assolutamente, trovare una leggendaria o anche comprarla è comunque una cosa difficilissima. Però è fattibile, ok? Sono veramente contento. Non stiamo a girarci più tanto intorno ragazzi, siete pronti a vedere qual è la leggendaria? Bam ragazzi, eccola qui, il minatore. Ebbene sì, quella che avete visto nel video precedente è la leggendaria che alla fine ho deciso di prendere. E perché? Per una serie di motivi. Prima di mettermi a spiegarvi un minimo perché ho preso il minatore, faccio subito partire un replay che mostra la mia primissima partita fatta con il minatore. Allora, è inutile stare a scriverlo con un commento, lo so, la principessa sarebbe stata una scelta migliore. Però sono successe alcune cose che mi hanno fatto riflettere e cambiare idea. Innanzitutto, la principessa era l'ultima leggendaria che mi era uscita, quindi avevo come un sospetto che avrei dovuto aspettare una vita per rivederla. Tanto che il giorno dopo il minatore mi è uscito il boscaiolo, quindi chissà davvero quando sarebbe uscita la principessa. Poteva uscire anche dopo il boscaiolo, come tra una vita. Inoltre, non potendo giocare in multiplayer, mi ero messo a fare dei tornei e per sbaglio mi è capitato una volta di cliccare battaglia comunque sul multigiocatore e, colto completamente alla sprovvista perché usavo un mazzo per il torneo, ho perso malamente e sono sceso a 2970 coppe. Quindi se mi fosse risuccesso sarei risceso di nuovo e sarei tornato in Arena 8. Quindi non avrei più avuto le leggendarie e quindi avrei dovuto aspettare ancora di più prima di tornare in Arena 9 e trovare un'altra leggendaria. Un'altra cosa che mi ha convinto nella scelta di prendere il minatore è stato il pensiero di come poteva stare nel mio deck. E infatti ragazzi, veramente ci sta da Dio, perché il gigante tanca come un maledetto. Se voi buttate qualcosa sul gigante, il minatore arriva subito lì, comincia a minarlo e poi va ancora a picchiare la torre. Cioè è veramente una combo perfetta il gigante minatore. Ma in questo video non voglio parlare tanto del deck, perché probabilmente lo affronterò questo discorso in un altro video, perché le varianti dei deck col domatore sono tantissime. Infatti adesso che abbiamo una leggendaria ragazzi, posso portarvi tantissimi contenuti in più. Ed è anche questo uno dei motivi tra i tanti per cui ho deciso di prendere quel cavolo di minatore. Tra l'altro c'è anche da dire che sotto quel video, ovvero il precedente di Clash Royale, avevo visto dei commenti di gente che mi diceva: no Ferre, prendi il minatore perché è una bestia. Pensate che l'ho preso verso sera, perché al mattino quando ho visto il minatore ho detto: oh mio Dio, però dovevo spendere qualcosa come 150 gemme per appunto poterlo comprare. Allora ho detto: vabbè, proviamo a farmare oro, magari riesco ad avvicinarmi. E come vi farò vedere adesso tramite una clip, sono riuscito praticamente a far arrivare il costo di gemme a 72 se non sbaglio, quindi si è abbassato drasticamente. E veramente ragazzi, non ho resistito, ok? Perché il motivo principale per cui ho comprato il minatore è sicuramente il fatto che io non ho saputo resistere. Un vero pro player sarebbe stato in grado di resistere e aspettare con la dovuta pazienza la principessa e poi magari avrebbe anche rifarmato per cercare il minatore. Quindi io diciamo che mi sono comportato in maniera un po' troppo impulsiva, ho fatto che prendere il minatore e ho fatto che andare avanti così ragazzi, veramente non ce la facevo, era più forte di me. Comunque sia ragazzi, per festeggiare l'arrivo, se vogliamo chiamarlo così, del minatore, ho deciso di fare una cosa che non succedeva da parecchio tempo, ovvero una partita in live in multigiocatore col minatore. Così mi faccio fare subito un culo, così anche se c'è una leggendaria. Ma tanto chi se ne frega, ero solamente quasi tornato 3000 coppe e perdiamo le 30 trofei, dai. Sa ragazzi, starto, almeno non ci penso più. Vediamo cosa esce, che tra l'altro è finita la stagione da poco. Un livello 9 ragazzi, va benissimo, va benissimo. Il livello 9, guardate, ci piazzo subito la fornace, perché la fornace di livello 7 vedrete che è veramente stronza contro i livelli 9. Dove c'è il mortaio al 10, fantastica sta cosa, veramente una cosa meravigliosa che mi fa molto piacere, il mortaio di livello 10. E è un po' preoccupante se devo essere sincero, però
non mi ha mai dato problemi, mortaio. State a vedere che questo qui è il primo maledetto che trovo con il mortaio forte. Sì, in effetti è una bella rottura di cazzo, ragazzi. Devo proprio ammetterlo. Oh yes. Oh yes, ragazzi. Ho paura che mi darà parecchi problemi quel mortaio. Ok, lui butta i barbari. Io rispondo con una pala di fuoco che ci sta abbastanza bene. A questo punto gigante per conterare quel mortaio di merda, veramente. Ok, dobbiamo distruggerlo assolutamente. Dai. Spirito di ghiaccio maledetto, quanto ti odio. Guardate il minatore. Vai, minatore in azione. Mamma mia, grande minatore. Grandissimo, vai, 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 vai. Grande minatore, fai hit a quella torre. Senza pietà, senza pietà. Sì, piangi, stronzo. Mamma mia, è partito con il rocket il maledetto. State a vedere lì che mi tira giù la fornace. Quanto lo odio, veramente. Allora, veloce, 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 veloce. Mamma mia, rischio assurdo. No! Mi ha targettato il bombarolo, lo stronzo. Dai, dai, uccidilo, uccidilo. Vai, 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 minatore, vai, minatore. Vai su quel moschettiere di merda. Dai, no! Guardate i barbarozzi! Fermatelo! Fermateli, aiuto! Aiuto, ragazzi. Aiuto, vai, 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 toro inferno. Dai, cazzo! Dai, cazzo! No, i barbari, ragazzi. I barbari fanno i macelli qua. Ragazzi, quel mortaio mi sa che mi sciotta. Vai a fanculo. Dai, dai, forza, su. Dai, che cavolo. 30 secondi, ragazzi. Non ci possiamo far fregare così, Non possiamo farci fregare così. Dai, 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 dai. Ti prego, ti prego. Impegnati un po' di più. Fai qualcosa, non lo so. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, non ci posso credere. No! No, no, non ci posso credere, ragazzi. Lo sapevo già che perdevo il live, lo sapevo già. Però, vaffanculo, volevo provare questo minatore live con voi. Veramente, una cosa liberatoria. Se abbiamo perso non me ne frega niente. E vabbè, ragazzi, prima di salutarvi voglio fare un piccolo spoiler. Perché il video che seguirà a questo è già stato registrato. Quindi se vedete che avrò meno risorse nel prossimo video, non spaventatevi. Questo video in particolare uscirà domenica alle 11 e sarà con uno youtuber che non avete mai visto sul canale, dove proveremo di nuovo il minatore in un modo un po' particolare. Ho già detto troppo, non dico altro. Io, ragazzi, veramente chiudo il video felice, perché anche se ho perso sono troppo contento di avere finalmente una leggendaria che mi sono sudato con sti 40.000 di oro. E ragazzi, direi che anche per questo video è tutto. Io come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date ogni giorno. Veramente, ragazzi, siete fantastici. In questo periodo vedo un grandissimo interessamento ai miei video e mi state spronando un sacco a registrare ogni giorno. Come al solito non dimenticate di passare sui social che sono in descrizione, come gli altri video che potete vedere sul canale, che ci sono le playlist sempre qua sotto, e altre cose a caso, ragazzi. Date un'occhiata alla descrizione perché ci sono sempre cose utili. Io vi saluto e vi do appuntamento domani sempre alle 11 sul canale. Ciao a tutti, ragazzi.